Sabato 18, nel plesso monumentale di Sant'Agostino, si è svolta una degustazione di mostarda realizzata in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Cocuzza e Euclide di Caltagirone. L'iniziativa, organizzata nell'ambito della mostra di formelle in terracotta e ceramica del XVIII e il XX secolo Cose Duci della collezione Vincenzo Forgia, è nata dalla sinergia e dalla disponibilità dei professori e alunni del corso di cucina dell'Istituto Alberghiero Calatino, diretto dalla dirigente scolastica Maria Malignaggi. Con l'occasione i visitatori hanno potuto ammirare gli oggetti esposti dalla collezione Forgia, la cripta con il seicentesco pavimento in maiolica con parte del restituito plesso monumentale di Sant'Agostino, posto in cima alla rinomata scala di Santa Maria del Monte di Caltagirone. Sentiamo le interviste. Io volevo finire in gloria questa mostra, anche perché le formine senza una preparazione che le interessa possono essere anche monotone. Invece io ne volevo fare anche di più di questi laboratori, perché è un modo per fare apprezzare l'oggetto, ma anche l'uso che di quell'oggetto per secoli si è fatto. Questo bellissimo contenitore che è Sant'Agostino, bellissimo soprattutto per posizione. E che è rimasto chiuso per tanto tempo. Io vorrei non chiuderlo mai, vorrei poterlo tenere aperto anche quando ci saranno i lavori che lo riqualificheranno, perché non bisogna mai chiudere, secondo me, e non bisogna mai chiudere, soprattutto in Sicilia, perché poi uno se lo scorda un posto e lo lascia deperire. Mi sarebbe piaciuto, ma adesso qui noi abbiamo problemi con l'energia elettrica. Mi sarebbe piaciuto che una mostra per Natale fosse qui piuttosto che al nostro museo, perché il nostro museo è già bello così, possiamo anche non fare una mostra, è già interessante. E invece qui, che siamo nel cuore della città, è importante esserci con un'esposizione. Riaprirà il più presto possibile, io vorrei prima della primavera. Noi non siamo stazione appaltante, ma siamo la committenza, perché questo edificio era un edificio acquistato per il Museo della Ceramica. Poi, poiché questa gara si doveva fare nel momento in cui si ristrutturava tutto l'apparato degli uffici periferici della regione, e la soprintendenza dava la maggiore garanzia. Sembrano tempi troppo lunghi e l'ho sempre detto che erano troppo lunghi. È una bella occasione, intanto per valorizzare i nostri prodotti tipici locali come la mostarda. Complimenti ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero e complimenti ancora alla sovrintendenza, al polo museale catanese che sta valorizzando questo importante edificio dove ci troviamo oggi, Sant'Agostino. L'auspicio è, come amministrazione comunale, che possano iniziare a breve termine, e questo dovrà essere perché entro 30 giorni circa verrà depositato il progetto esecutivo, appunto per iniziare e riprendere i lavori in modo tale da dare a perfetta regola d'arte, quindi a completare i lavori di questo bellissimo edificio di Sant'Agostino. È certamente un'opera importantissima non solo per la città di Caltagirone, non solo per il Calatino, ma riteniamo per l'intera Sicilia, perché questo edificio dovrà diventare un museo della ceramica a valenza regionale e quindi nazionale, certamente tra i più grandi dell'Italia meridionale. Quindi sarà per noi come caltagironesi un riconoscimento importante non solo dal punto di vista, diciamo, turistico, ma certamente anche dal punto di vista economico, perché ci saranno ricadute negli operatori del territorio. Per cui siamo fortemente soddisfatti, siamo vicini alla sovrintendenza, daremo tutta l'assistenza possibile affinché i lavori possano completarsi nel breve tempo possibile e dare finalmente questa opera che tutta la città e non solo si aspetta oramai da decenni. Per l'istituzione che rappresentiamo, il completamento del plesso di Sant'Agostino è da anni che ce lo auguriamo e per il quale abbiamo lavorato. Personalmente dal 2004 al 2005, tanto per fare un po' di cronistoria degli ultimi anni. Questa mostra, che si conclude felicemente con questa degustazione di mostarda confezionata dagli ottimi studenti,
del liceo alberghiero Cucuzza, Euclide Cucuzza, e rappresenta veramente, diciamo, il momento conclusivo della mostra, che potrebbe essere anche foriero del completamento di Sant'Agostino, sul quale in pratica già stanno lavorando i progettisti che stanno redigendo l'esecutivo, che poi andrà in appalto e quindi verranno iniziati i lavori. Non voglio fare, come dire, programmi né annunci, ma verosimilmente si può anche pensare che i primi mesi del prossimo anno ci potrebbe anche essere la consegna dei lavori, e quindi l'impresa che comincerà a montare i ponteggi, porterà la sabbia, il cemento, le maestranze, finché questo complesso abbia il suo completamento. Non solo, è il definitivo trasferimento dell'attuale sede di via Giardino Pubblico a questa, quando con questi lavori dovrà essere completata. La nostra scuola si inserisce proprio nel solco del bello da vedere, bello da mangiare. È importante che queste nuove generazioni traggano, diciamo, ispirazione dalla tradizione molto ricca del nostro territorio e che sappiano rilanciare con nuovi progetti e nuove forme il nostro sapere. Lo sviluppo del territorio parte da qui, e noi come scuola siamo a disposizione di queste iniziative importanti che sicuramente portano il bel nome del nostro territorio. La formella è una delle tante tanti oggetti, perché quello che abbiamo fatto per la formella si può fare anche per tanti e tanti altri oggetti d'uso che ormai sono andate perdute. Cioè io ho iniziato, però la mia aspirazione è quella di continuare, proseguire fino a quando me la sento, perché diciamo ormai comincio a... sono tante le cose che vorrei rivalorizzare, riportare nuovamente alla luce, fare apprezzare, però io mi sto dando da fare, già sono a buon punto, speriamo che io mi auguro di riuscirci nella realizzazione di questo progetto molto ambizioso, che è quello di realizzare un complesso museale dove, ma il museo non deve essere fine a se stesso, il visitatore entra, guarda, ma deve anche partecipare, deve essere un museo didattico, un museo che deve fare ritornare in vita le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra arte, la nostra storia.